Una nuova storia, un nuovo protagonista, la musica nel cuore di questa settimana. Lui è un giovane ragazzo, studente di lingue, ma con una grande passione per la musica, si chiama Valerio Sansone. Ciao Valerio, benvenuto. Ciao. Allora, raccontami come nasce questa grande passione per la musica. Beh, vabbè, la passione per la musica c'è sempre stata sin da quando ero bambino. Comunque ho sempre adorato sia ascoltare sia poi fare musica andando a lezioni di chitarra. Insomma, ho sempre avuto questa passione. E poi ho saputo del concorso che c'era durante il Festival Francescano di Reggio Emilia del 2011. E ho deciso appunto di partecipare con una canzone che stavo scrivendo e che ho scoperto che andava bene anche, diciamo, andava bene, era perfetta per il festival. Qual è il contenuto di questa canzone che hai scritto? Diciamo che riaffronta il problema di l'ideale, possiamo dire, di San Francesco al giorno d'oggi. San Francesco diceva di lasciare tutto e di andare verso qualcosa che all'epoca probabilmente era molto diverso da quello che è adesso. Il lasciare tutto di adesso probabilmente è qualcosa di materialmente è anche impossibile, perché basta stare 10 minuti lontani dal computer, lontani dal cellulare e ti senti già perso. E quindi probabilmente quello che San Francesco ci dice oggi è di lasciar stare magari i pregiudizi, le false convinzioni, e provare appunto ad andare verso un mondo un po' più onesto, un mondo più genuino, possiamo dire. Ti affascina questo messaggio di San Francesco d'Assisi? Sì, mi affascina perché lui è semplice, è bello, cioè, non so come spiegarlo, ma È la autentico. passione è autentico, sì, la passione comunque mette lui nel progetto che poi ha fatto, è comunque qualcosa di che a me ha colpito e colpisce sempre moltissimo. Infatti sono legatissimo a San Francesco. Il brano come si intitola? Va. Hai realizzato anche un video che poi vedremo al termine di questa nostra chiacchierata. Mi raccontavi che sia la realizzazione della canzone che quella del video è stato un miracolo. Sì, una serie di miracoli, perché innanzitutto tutto pensavo tranne che una mia canzone potesse passare comunque il vaglio della giuria della selezione del festival. Poi subito, come ho saputo di essere stato preso, ho ricevuto la chiamata di un mio amico, Fabio, che saluto, e che mi ha detto: guarda, vieni da me, te l'arrangiamo, la facciamo, vieni, la canti, la incidiamo bene, così, tutto gratuitamente. Infatti non ho speso veramente nulla per fare sia la canzone sia poi il video, e quindi è stato un miracolo. Poi il video è un video, poi vedrete, che coinvolge 60 persone, 60 miei amici, tutti sparsi in giro per Roma. E è stata anche lì, uno ha paura che poi qualcuno ti dica sì, vengo, e poi alla fine non viene, quindi ti bruci tutta una parte magari della scenografia, della scena che avevi pensato. Invece è venuto tutto perfettamente, sempre grazie a Fabio che da Milano è venuto a Roma senza chiedere nulla, aiutandomi anche con la regia. Quindi è stato veramente un miracolo anche la realizzazione del video. Questo è in puro stile francescano, della perfetta letizia e dell'amicizia, perché sì, è vero che ci sono tanti amici, però è vero anche che è difficile coinvolgerli. Se poi si tratta di un brano che ha come protagonista il messaggio francescano, magari le cose si complicano, però i tuoi È vero. 60 amici si sono presentati tutti e 60, un po' per amicizia, ma immagino anche un po' perché credono in quello che Sì, hanno creduto sicuramente. in quello che hanno fatto. Sicuramente. Bene, allora ti auguriamo davvero un futuro, non so se da cantautore o da musicista o da quello che vorrai fare. Vedremo. Ricordiamo, non so, è una pagina Facebook, un sito internet. La pagina Facebook è quella mia, comunque, Valerio Sansone, sulla mia amicizia di Facebook, diciamo, è per Benissimo, per chiunque volesse approfondire se si ha l'amicizia con Valerio, canale ma YouTube è quello. Anche su YouTube e anche su Sì, iTunes. la canzone è disponibile su iTunes e tutto il ricavato, diciamo, andrà in beneficenza all'Antoniano di Bologna, quindi se volete fare questo gesto, a voi non costa niente, 99 centesimi. Abbiamo fatto anche un po' di pubblicità. Allora, Valerio, ma stai in conclusione, stai pensando di scrivere qualche altro pezzo o la tua carriera musicale finisce qui? No.
Beh, diciamo che ho qualche progetto nel cantiere, ce l'ho adesso e vediamo se... No, vediamo. Cioè, spero di riuscire a tirarli fuori e poi a farli valere magari in qualche altro concorso o comunque in qualche altra occasione, diciamo. Bene, a condividerli con gli altri. E allora ascoltiamo e godiamo questo bel video realizzato da Valerio Sansone e dei suoi amici, in primis Fabio, un brano che si intitola Ba. Grazie Valerio Sansone per essere stato con noi alla Musica nel Cuore di oggi. A presto. Grazie a voi, ciao. Ti diranno che sei sbagliato, ti diranno che sei imbranato, ti diranno che della vita non hai capito proprio niente. Ti diranno che non è questo il modo di fare successo e che dovresti essere come tutti se vuoi davvero essere qualcuno. Non ci pensare, lasciali stare, tu sai la verità. Quello che credi, portalo al mondo, fatti coraggio e poi lascia tutto e va verso un mondo un po' diverso, va dove non vinci se è successo, va. Ecco le stelle. Prendi in mano la tua vita, fanne un capolavoro. Metti il mondo ai tuoi piedi, facendoti ultimo per primo. Sempre pronto all'accoglienza, a far nascere un sorriso. Pronto sempre a dare il meglio, praticando la semplicità. Forza che aspetti, devi iniziare, guardati intorno e quello che vedi, tu puoi cambiarlo, fatti coraggio e poi lascia tutto e va verso un mondo un po' diverso, va dove non vinci se hai successo, va. Non serve fare chissà che, non serve andare chissà dove, non serve andare chissà quanto, basta amare più che può. Lascia tutto e va, verso un mondo un po' diverso, va, dove non vinci se hai successo, va. Ecco le stelle.